Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro evento marcato Sottosopra e Osservatorio Globalizzazione. Io sono Fulvio Scaglioni, i nomi degli ospiti li vedete, Maurizio Vezzosi e Emanuele Pietrobon, entrambi giornalisti, studiosi di politica internazionale, analisti di politica internazionale. Questa sera parleremo in particolare di Bielorussia e dei problemi connessi alla Bielorussia, che come tutti sappiamo da molti mesi vive una stagione travagliata dopo lunghi anni di stabilità del potere di Aleksandr Lukashenko. Partiamo subito, andiamo come si dice nel vivo delle cose, perché Maurizio è tornato da pochissimo da Minsk, dove ha seguito l'Assemblea Generale Bielorussa che si tiene ogni 5 anni, e quindi naturalmente la prima e più scontata e anche ovvia domanda che gli facciamo è qual è il clima che si respira, qual è la situazione in una fase in cui, correggimi se sbaglio, sembra che le proteste anti-Lukashenko abbiano perso impatto, abbiano perso impulso, e Lukashenko alla fine sia in qualche modo uscito vincitore da questi lunghi mesi di tensione. Buonasera a tutti, anzitutto grazie per l'invito, grazie per l'interesse. Dunque, sicuramente la situazione, il contesto in cui si sviluppa la crisi politica bielorussa è un contesto complesso. Si può dire che sicuramente le proteste cominciate lo scorso agosto e proseguite nelle settimane successive, nell'autunno, siano state un po' la cartina al tornasole del fatto che in Bielorussia una porzione di società sicuramente non vede di buon occhio la figura di Lukashenko, che viene accostata in parte a torto, in parte a ragione al retaggio sovietico. Questo succede perché la Bielorussia, a differenza di molti altri paesi dello spazio post-sovietico, su tutti mi viene in mente l'Ucraina, ma anche in parte anche la stessa Federazione Russa, i Baltici ed altri paesi ex sovietici, non ha sostanzialmente conosciuto quel ciclo di smantellamento dello Stato sociale, di privatizzazioni e sostanzialmente di disgregazione sociale, come è avvenuto appunto in molti contesti del quadrante post-sovietico. L'opposizione è sostanzialmente in gran parte, diciamo, volendo sintetizzare, di orientamento liberale e orientata sicuramente all'Occidente. Il paradosso in termini, diciamo, sociali ed economici è un po' questo: da una parte lo Stato sociale che con tutti i limiti chiaramente del caso, delle circostanze e delle risorse a disposizione di un paese che ha certamente un PIL molto piccolo, un prodotto interno lordo molto piccolo e è privo di sbocco al mare, è privo di grandi risorse come il fratello maggiore russo, naturalmente. E nonostante questo, il fatto che lo Stato sociale, ereditato in buona parte dal sistema sovietico, sia stato in qualche modo preservato, ha permesso nel corso degli anni 90 e più di recente nei 2000 l'affermazione di un ceto medio che sicuramente, come dire, sicuramente è attratto dall'Occidente. Insieme a questo c'è un'elite economica che certamente non vede di buon occhio la figura di Lukashenko e che sicuramente preferirebbe una figura, non dico come quella di Svetlana Tikhanovskaya, che dagli stessi oppositori viene considerata un'alternativa davvero poco credibile in termini politici, ma sicuramente come quella, per esempio, di Viktor Babariko, che è un ex banchiere molto vicino a Gazprom,
anche di recente ha parlato, intervistato dal carcere, tra l'altro, da Deutsche Welle, ha parlato della necessità di portare a compimento, costruire sostanzialmente una rivoluzione dei ceti medi, anche se c'è qualche dubbio sul fatto che di cui parla Babarico sia effettivamente una rivoluzione dei ceti medi o una rivoluzione dell'oligarchia bielorussa, perché diciamo, sicuramente una parte dei ceti medi non vede con favore quello che non tanto Lukashenko in sé, ma quello che Lukashenko rappresenta, ma allo stesso tempo una parte considerevole dei ceti medi che naturalmente non sono, diciamo, non hanno un orientamento, una simpatia esclusiva nei confronti dell'Occidente, riconosce tutto sommato quello che di positivo la Bielorussia è riuscita tutt'oggi a sostanzialmente garantire alla società, in buona sostanza. Per quello che riguarda l'assemblea, l'evento in sé dell'Assemblea Generale, è un evento politico importante che, come ricordavi, si svolge ogni 5 anni e che coincide con sostanzialmente un bilancio del piano quinquennale, visto che l'economia e di conseguenza la politica bielorussa si basano ancora sul hanno mantenuto il criterio del piano per gli obiettivi economici di quinquennio in quinquennio sostanzialmente, e sostanzialmente questa Assemblea Generale fa un bilancio del piano concluso e approva sostanzialmente il piano per il quinquennio successivo. È interessante rilevare come il modello, quello bielorusso, sia sostanzialmente un modello ibrido, nel senso che da una parte c'è il piano, quindi la gestione pubblica dell'economia, che vale sostanzialmente circa un 70% dell'intero valore dell'economia bielorussa. Dall'altro si dà spazio anche all'iniziativa privata, che vale il restante 30%. A livello politico c'è, a mio avviso, la consapevolezza assolutamente chiara che riguarda la necessità di una transizione politica, ossia in parte in relazione alle proteste, in parte alle pressioni occidentali, in parte in relazione alle pressioni esercitate anche dalla Federazione Russa per una serie considerevole di ragioni. Lukashenko è ben consapevole del fatto che sostanzialmente deve considerare la necessità di in qualche modo mettere in atto un'uscita di scena, che uscita di scena che non si può evidentemente che non può evidentemente avere luogo dall'oggi a domani. Durante l'Assemblea Generale Lukashenko ha utilizzato esattamente questa formula, questa espressione sostanzialmente, ma che molto probabilmente avrà luogo con il cambio di costituzione previsto e che dovrà essere approvato da un referendum popolare sostanzialmente, e dopo il cambio di costituzione ci saranno molto probabilmente delle nuove elezioni, a cui Lukashenko non parteciperà, e diciamo, Lukashenko ha voluto anche smentire le voci secondo le quali il
probabile o addirittura certo successore del suo mandato in corso ed ultimo mandato dovesse essere uno dei suoi figli, sostanzialmente, cosa che, come si può intuire e immaginare, non avrebbe sicuramente giovato né al dialogo tra le parti che riguarda, diciamo, i diversi animi in seno alla società bielorussa, ma anche per quello che riguarda il dialogo con l'Occidente, un dialogo che è sicuramente ai minimi, visto quello che è l'atteggiamento delle principali cancellerie occidentali, che hanno voluto sostanzialmente imporre nuove sanzioni insieme agli Stati Uniti, e mi sento di dire che onestamente queste sanzioni potranno sicuramente creare dei problemi all'economia bielorussa, o quantomeno, diciamo, perseguire il tentativo di indebolirla, ma da una parte non si può escludere, a mio avviso, che questo obiettivo non sia, come dire, non sia un obiettivo praticabile per quello che riguarda appunto l'obiettivo delle sanzioni, perché tutto sommato l'economia bielorussa si è dimostrata, per quanto piccola, in grado di reggere sostanzialmente anche turbulenze notevoli, come per esempio quella della pandemia in corso, che ha fatto perdere all'economia bielorussa uno o due punti di PIL, quindi insomma una perdita contenuta, soprattutto se messa in relazione a quelle che sono state le perdite medie delle economie dell'Eurozona, in buona sostanza. E di certo questo congelamento dei rapporti che viene messo in relazione, diciamo, dal punto di vista delle cancellerie europee, alle repressioni di piazza, alla gestione delle proteste, agli arresti indiscriminati e così via, credo che non che possa soltanto portare le relazioni tra Bielorussia e Europa occidentale in un vicolo cieco, in buona sostanza, senza favorire nessun tipo di senza favorire anche il processo politico che è evidentemente in corso e che si sta, per quanto lentamente, sviluppando in Bielorussia. Con questo aggiungo, si può, dal mio punto di vista, soltanto auspicare che l'Italia possa, in qualche modo, mettere in atto un atteggiamento di segno diverso, ecco. Maurizio, tu parlavi di transizione e comunque di un Lukashenko in qualche modo rassegnato a lasciare il potere. Però Tikhanovskaya, abbiamo detto, debole, insomma poco credibile nel lungo periodo. Babariko, bruciato. Si intravede i figli di Lukashenko? No. Si intravede un qualche potenziale, come dire, successore, o è troppo presto? Ma è una domanda difficile, onestamente non saprei dare una risposta netta, come credo anche in Bielorussia sarebbe, credo, difficile trovare qualcuno in grado di rispondere in modo proprio. Ripeto, dal mio punto di vista la figura di Svetlana Tikhanovskaya non è una figura politica credibile nemmeno per le componenti liberali. Questo mi sento di dirlo chiaramente, di confermarlo, malgrado la visibilità che gli viene in qualche modo concessa diciamo, nel panorama mediatico occidentale. La figura di Babariko, sulla figura di Babariko invece non credo, diciamo, che sia da considerare una figura bruciata. Nel senso che c'è stata anche una visita da parte di Lukashenko nel carcere in cui
Babarico è detenuto e a mio avviso la Federazione Russa ha fatto capire in maniera abbastanza, come dire, abbastanza chiara che è una figura che gode di una certa considerazione da parte della Federazione Russa. Per cui io non escludo che diciamo in un periodo di tempo chiaramente da valutare non nell'immediato, anche perché Babarico è sotto processo e è verosimile che sarà condannato, quantomeno non è sicuramente diciamo escludibile il fatto che venga condannato. Io non escludo comunque che presto o tardi Babarico possa avere un qualche tipo di ruolo in Bielorussia, anche perché non solo l'intervento di Lukashenko, ma anche quello di altri rappresentanti della compagine istituzionale bielorussa nel corso dell'Assemblea Generale hanno rimarcato la necessità di favorire la nascita di nuovi partiti e in qualche modo di favorire lo sviluppo di un sistema multipartitico effettivamente tale, cioè con dei partiti che possano essere effettivamente rappresentativi di porzioni sociali determinate. Piuttosto che diciamo un orpello puramente o quasi esclusivamente formale, ecco. Per cui questo è un po' il quadro e ripeto, penso che sia difficile fare dei nomi più precisi di questi, ecco. Emanuele Pietrobon, Maurizio ha nominato il convitato di pietra di questa crisi bielorussa, che è la Russia. Tu come la vedi? Con la crisi bielorussa e con il salvataggio di Lukashenko, perché Putin è andato in soccorso di Lukashenko, io credo molto controvoglia, la Russia ci guadagna o ci perde? Io personalmente ho anche scritto che secondo me ci rimette. Però chiedo a te. Buonasera Fulvio, grazie per l'invito. Allora, io concordo con te, la Russia perde a salvare una figura come Lukashenko, ma noi dobbiamo considerare il quadro completo della situazione, soprattutto noi dobbiamo considerare la posizione geostrategica della Bielorussia, perché la Bielorussia è incuneata perfettamente fra Baltici, Polonia e Ucraina. Quindi che cos'è? È l'ostacolo, l'ultimo ostacolo all'espansione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea verso la Russia. Per Mosca sarebbe un incubo avere le truppe della NATO a 9 ore di macchina dalla propria capitale. E come tra l'altro ha detto Maurizio, una vera alternativa, tra l'altro, Lukashenko non c'era e continua a non esserci. E tra l'altro la Tikhanovskaya ha cambiato idea più volte, ha anche tentato di aprire un canale di dialogo con il Cremlino a settembre, dicendosi disposta a trattare sulle condizioni per un'eventuale transizione di potere, rimangiandosi alcune promesse fatte in campagna elettorale riguardanti un proposito di derussificazione della Bielorussia e una revisione degli accordi inerenti l'adesione all'Unione Economica Eurasiatica. Tuttavia il Cremlino ha rigettato queste proposte e non se n'è più fatto nulla. Però di nuovo un'alternativa a Lukashenko non c'era, lui al momento è indispensabile. Certo nel medio-lungo periodo continuare a sostenerlo potrebbe rivelarsi esiziale per il Cremlino perché come tra l'altro poi ha detto bene Maurizio c'è una parte crescente di società che non vede di buon grado Lukashenko, perché appunto è visto come un retaggio di epoca sovietica da superare. Però di nuovo c'è da considerare la posizione geostrategica del paese e quindi si è trattato più che salvare Lukashenko di salvare la Bielorussia, perché per la Russia, dopo aver perso l'Ucraina, è fondamentale mantenere la Bielorussia all'interno della propria sfera di influenza.
Naturalmente io concordo, ma poi chiederò anche a Maurizio. Io intendevo che quello che ho trovato è che un paese che ambisce ad un ruolo di potenza, non dico superpotenza, ma potenza, come la Russia, in fondo ha dovuto difendere un leader che per anni ha fatto di tutto per smarcarsi da Mosca, no? Per flirtare con l'Occidente, per stabilire contatti con paesi che erano in palese contrasto con Mosca, e non solo, ha messo in galera l'uomo di Gazprom, perché Babaricò, come ha detto anche Maurizio, questo era Gazprom che comunque ha pompato miliardi nell'economia bielorussa, perché anche recentemente ha recuperato 9 miliardi di gas fornito alla Bielorussia, però fornendo i crediti, cioè in pratica autopagandosi il gas fornito. Quello che voglio dire è che mi è sembrato che la Russia in questa situazione non avesse, come dici tu, è vero che non c'era l'alternativa, ma il suo tentativo di alternativa se l'è fatto mettere in galera. Ecco, in questo senso io dicevo che secondo me la Russia ci ha rimesso, nel senso che ha comunque dovuto sostenere un leader che palesemente non gli piaceva o non gli piaceva più, diciamo. Ma io volevo indagare quello che mi sembra che Emanuele ha sottolineato e che è diventato un po' un paradosso negli ultimi tempi, direi proprio anche negli ultimissimi giorni, con la Tikhanovskaya che si affanna a ripetere in ogni sede che il movimento anti-Lukashenko non è un movimento anti-russo, mentre invece è Lukashenko quello che fa il distinguo, perché è anche tornato dall'incontro con Putin e ci ha subito tenuto a dire che no, la federazione, perché in realtà è una partnership, è un rapporto, cioè è un po' paradossale questa situazione, no? Non trovi, Maurizio? Ma io posso dire che, diciamo, in linea generale la politica è fatta anche di paradossi. Certamente questo non è l'unico, in quello che riguarda, diciamo, sia il rapporto Russia-Bielorussia, che è stato un rapporto al di là, diciamo, della figura, personalmente intesa di Lukashenko, anche complesso, per una serie di ragioni economiche, politiche e così via. Per esempio, durante l'Assemblea generale, Lukashenko ha detto più volte, cosa che non ha detto per la prima volta, perché in buona sostanza l'ha detto negli anni più volte: questa non è la Russia, questa non è la Russia, come per dire qui non c'è spazio per le scorribande degli oligarchi, qui lo Stato è una cosa molto seria, qui chi sbaglia paga. E così via, cose tra l'altro che hanno sicuramente, al di là, diciamo, della strumentalità politica e così via, che hanno anche un fondamento difficilmente discutibile, perché effettivamente, diciamo, nel corso degli anni 90 la Bielorussia non ha conosciuto, diciamo, quello che hanno visto, per esempio, l'Ucraina o la stessa Federazione Russa. E certamente, per quanto, diciamo, questi provvedimenti siano stati puniti anche con una durezza significativa, questo senza dubbio, i risultati, a mio avviso, ci sono anche, nel senso che, ad esempio, la criminalità nella Bielorussia di oggi è praticamente inesistente, a qualunque livello. Dal livello della microcriminalità di strada alla macrocriminalità, così come diciamo, alla corruzione di natura politica e così via. Sicuramente c'è un'antipatia, diciamo, che riguarda i vertici e che è stata in qualche modo anche nemmeno troppo dissimulata, ecco, questo sì, però la cosa fondamentale, secondo me, è capire che cosa Lukashenko rappresenta e che cosa ha tutelato, al di là anche di
una serie di errori sicuramente commessi, di limiti, insomma, però parliamo di un paese, torno a ripeterlo, con una serie di difficoltà strutturali abbastanza importanti, ecco. Per quello che riguarda Babarico, è vero, nel senso che da una parte Babarico è stato messo in galera da Lukashenko, e questo è un fatto, no? Difficilmente discutibile. Dall'altra, la cosa che secondo me è il caso di chiedersi in termini, diciamo, per quello che riguarda la Bielorussia in senso stretto, è questo. Cioè a dire, se Babarico fosse domani mattina il presidente della Bielorussia, quali politiche metterebbe in atto? Soprattutto a livello economico. Cioè, quale sarebbe la direzione economica, oltre, diciamo, ammettiamo che i legami strategici con Mosca, ma anche con la Cina, che non sono legami che non sono assolutamente trascurabili, non vengano o che non venissero messi in discussione. Ma a livello economico, Babarico, che cosa farebbe? E questa, secondo me, è la domanda che bisognerebbe porsi, nel senso che io non sono certo del fatto che un'eventuale presidenza Babarico futuribile garantirebbe soprattutto a livello di stato sociale e di tenuta dell'economia, quello che Lukashenko, con tutti i limiti del caso, ha saputo in qualche modo mantenere. Ecco, per cui è sicuramente una questione molto, molto complicata. A questo si può aggiungere che gli investimenti, secondo me, fatti dalla Cina in Bielorussia, che naturalmente sono relativi anche ai progetti delle nuove vie della seta e così via, sono sicuramente una garanzia non trascurabile, non solo per Lukashenko in termini personali, ma diciamo, la tenuta del sistema bielorusso, ecco, in buona sostanza. Ho scritto, tra l'altro, anche nell'ultimo pezzo che ho fatto, che era diciamo, una riflessione di natura prevalentemente economica sulla Bielorussia, che c'è nel parco industriale di Veliki Kamen, che è il parco industriale sostanzialmente a proprietà mista sino-bielorussa, costruito a ridosso dell'aeroporto di Minsk, c'è una partecipazione per quanto minima tedesca, no? Questo è un fatto, è vero che questa partecipazione vale l'1% del totale, quindi una cifra in quanto tale, volendo anche un valore in quanto tale anche trascurabile, volendo, no? Minimo comunque. Ma credo che questa cosa a livello politico abbia un'importanza niente affatto trascurabile, invece, anche perché, voglio dire, il volume d'affari tra la Germania e la Bielorussia vale, mi pare, almeno 3 volte quello che vale il volume d'affari tra l'Italia e la Bielorussia, no? Quindi, al di là di tante retoriche e di, diciamo, anche l'irrigidimento delle relazioni politiche e così via, mi pare che la Germania, quando si tratta di firmare contratti o prendere appalti importanti, stia, come dire, consideri anzitutto la sostanza delle cose, ecco, a differenza dell'Italia. Abbiamo visto ieri o l'altro ieri, credo, il vice ministro degli esteri tedesco, proprio Nils Hannen, che ha, parlando di Nord Stream 2, ha detto che questa cosa, Nord Stream 2, è anche una questione di sovranità tedesca, cioè che è un'affermazioncina per il paese leader dell'Unione Europea, non male, io credo. Comunque, tornerei da Emanuel per chiedergli questo. Maurizio prima diceva adesso ci sono queste sanzioni, che tra l'altro Tikhanovskaya prevede in aumento, eccetera, eccetera, che porteranno sostanzialmente a una specie di
di come si dice, di stallo, no? Abbastanza inconcludente. Volevo chiederti se tu anche tu la pensi così e se tu pensi che alla fine dovremo rassegnarci a questo come dire, clima sanzionatorio finché un giorno, quando deciderà lui stesso, Lukashenko deciderà di passare la mano al potere. E ti chiederei un'ulteriore cosa, che è questa, ma insomma, ma questa cosa delle sanzioni, sto pensando anche alla Russia, ma ha, per come è messa, un senso o è una questione, semplicemente dimostrativa? Cioè, voglio dire, dopo la visita di Borrell a Mosca, quando gli è stato proprio spiegato da Lavrov che delle sanzioni europee la Russia proprio se ne fa un baffo, ecco, non c'è qualcosa di più furbo che si possa fare di questa cosa delle sanzioni? Fulvio, ottime domande, davvero. Io tra l'altro sono stato in Russia appunto per studiare come funziona il regime sanzionatorio, grazie ad una borsa di studio, e ho collaborato con il Russian International Affairs Council, quindi mi hanno illustrato il regime sanzionatorio per filo e per segno, da capo a piedi. Allora, concordo sul fatto che le sanzioni vengano da una parte implementate per ragioni dimostrative, ad esempio quelle che sono state implementate riguardo il caso Navalny. Quando colpiscono degli ufficiali, non hanno valore economico, quelle sanzioni sono dimostrative, nel senso che l'Europa decide di accodarsi agli Stati Uniti per via delle pressioni, perché comunque dobbiamo sempre tenere a mente che le pressioni per un disaccoppiamento fra Europa e Russia provengono dagli Stati Uniti. Ecco, queste sanzioni sono dimostrative perché comunque non danneggiano l'economia russa. Al tempo stesso, però, le sanzioni che ad esempio sono relative al dossier Ucraina, ecco, quelle non sono per nulla dimostrative, anzi stanno contribuendo a creare un disaccoppiamento fra l'economia europea e russa. Disaccoppiamento che ovviamente lavora a detrimento del Cremlino, per il quale l'Unione Europea è il primo partner commerciale, e lavorano a favore invece degli Stati Uniti, i quali stanno cercando di inglobare ulteriormente l'Unione Europea all'interno della propria economia. Economia e comparto energetico, perché tu ad esempio hai parlato benissimo del Nord Stream 2, ecco il suo annullamento. Farebbe un torto alla Germania, un gravissimo torto, ma farebbe un favore agli Stati Uniti, i quali stanno cercando attraverso la dottrina della dominanza energetica dell'amministrazione Trump e che l'amministrazione Biden non ha abbandonato, ecco, loro stanno cercando di promuovere il loro gas naturale liquefatto nel mercato europeo. Fra i principali sponsor in sede europea di questa dottrina troviamo i Baltici e la Polonia, che sono tra l'altro anche le principali potenze che hanno, sin dall'inizio, come dire, hanno guidato diretto la campagna europea di pressione contro Lukashenko. Ricordiamoci che il piano d'azione dell'Unione Europea contro Lukashenko, presentato il 14 agosto, ossia 4 giorni di distanza dallo scoppio dei disordini post-elettorali, fu presentato da Polonia e Lituania. Perché sì, la Germania ha degli interessi in Bielorussia, ma Polonia e Lituania ne hanno ancora di più, perché in Bielorussia si gioca anche il destino dell'iniziativa dei Tre Mari, anche detta Intermarium. Quindi, tornando a noi, le sanzioni nei confronti della Bielorussia, secondo me, saranno controproducenti, perché comunque la Bielorussia non è così legata all'economia europea come lo è la Russia. E la Russia comunque ne è uscita egregiamente dal regime sanzionatorio, quindi figuriamoci quali sono le potenzialità della Bielorussia a questo proposito. Bielorussia che poi ha anche altri sbocchi come l'Unione Economica Eurasiatica, ma ha un'economia molto legata anche all'Asia centrale, è un'economia che realmente guarda Oriente, quella della Bielorussia. Le sanzioni, come dicevi bene, io concordo con te, credo che rimarranno in essere fino a quando Lukashenko non cederà il passo, perché le sanzioni sono l'unico strumento che
una potenza, definiamola così, post-storica, come l'Unione Europea ha a sua disposizione per portare avanti i propri obiettivi nell'arena internazionale. Però io mi, scusa, adesso deviamo un attimo, ma, perché me ne occupavo proprio oggi. Cioè, la questione tedesca, secondo me, riguardo al Nord Stream 2, si spiega anche abbastanza facilmente da questo punto di vista. Tra la Germania e la Russia, dal punto di vista economico, non c'è concorrenza. Anzi, c'è complementarietà, se vogliamo. Ma per quale ragione mai la Germania, che è una potenza industriale e tecnologica, dovrebbe consegnare le chiavi del proprio sistema produttivo, cioè i rifornimenti energetici, agli Stati Uniti, che invece sono un concorrente della sua economia? Io mi faccio sempre questa domanda quando si parla di Nord Stream 2. E appunto, questo per dire che le sanzioni, alla fine, e infatti la Germania si ribella, no? Non vuole finirlo sto Nord Stream 2, cioè tengono forse anche poco conto di realtà mutate. Io mi domando se tu dicevi la Bielorussia guarda a est, però questo accordo delle sanzioni contribuisce a spingere questi paesi verso est. Anche la Russia ha contribuito molto a, come dire, a riavvicinarla a un paese come la Cina, con cui la Russia ha avuto delle divisioni profondissime per decenni e decenni, addirittura anche dei principi di guerra. E quindi, appunto, e questo punto lo chiedo a tutte e due, a cominciare da Maurizio, cioè, mi sembra che questa cosa delle sanzioni sia l'erede di una politica vecchia, di una politica degli anni 80, quando si andava, degli anni 90, scusate, quando si andava in Russia e gli si faceva la predica sui diritti umani e loro si giustificavano secondo questo stesso ordine di valori e di ragionamenti. Adesso siamo in un altro mondo, mi sembra. La Russia ha tutta un'altra mentalità e non capisco come non si riesca come dire, ad andare oltre questa cosa che mi sembra veramente un vicolo cieco. Non so cosa ne pensate voi, Maurizio. Da una parte sono d'accordo con te, dall'altra mi sento di dire che, per esempio, l'atteggiamento, tedesco, solo per parlare di quella che, è di fatto la principale cancelleria, dell'Unione Europea, è sicuramente condizionato dagli Stati Uniti. Questo mi sembra un fatto che vale per la Germania, ma vale anche per il nostro paese. Il fatto che, per esempio, Biden abbia sospeso il ritiro annunciato pochi mesi prima da Trump di un contingente, di una parte del contingente americano di stanza permanente in Germania, credo che sia diciamo un elemento da tenere in considerazione. D'altra parte, voglio dire, i militari americani di stanza in Germania si contano nell'ordine delle decine di migliaia, come del resto quelli di stanza in Italia. Quindi è evidente che c'è un problema di questo tipo. E il problema sicuramente si aggrava nel momento in cui non c'è questo per quello che riguarda l'Italia, secondo me, una visione del paese all'altezza delle necessità del paese e della sua economia, della sua storia e così via. Sicuramente in Germania, dalla loro c'è un senso di identità nazionale, un senso e anche un pragmatismo in senso economico che diciamo attenua questa problematica. In Italia invece mi sembra che questa consapevolezza ci sia, ma manchi, diciamo, a livello centrale, purtroppo, mi sento di dire, nel senso che non avere di fatto una politica estera, come dire,
effettivamente tale, cioè che possa essere considerata come tale per un paese come l'Italia, è sicuramente un problema molto serio che però sembra quasi che non si voglia affrontare in buona sostanza. E questo è sicuramente una questione da tenere in considerazione. Per quanto riguarda i rapporti tra, diciamo, per quello che riguarda le sanzioni, io non escludo che le sanzioni contro la Bielorussia, non escludo che anche con l'uscita di scena di Lukashenko, che credo avverrà e avverrebbe anche senza sanzioni, voglio dire, non credo che, anzi, mi Certo. sento di smentire nel modo più categorico l'idea che qualcuno potrebbe farsi, secondo la quale le sanzioni dovrebbero in qualche modo accelerare l'uscita di scena di Lukashenko. Onestamente non credo che, come dire, che queste sanzioni, non diversamente da come è avvenuto diciamo, con le sanzioni imposte alla Federazione Russa, a cominciare dalla crisi ucraina in poi, spostino di una virgola quelle che sono, diciamo, quelli che sono gli obiettivi diciamo, di breve, medio e lungo periodo della politica bielorussa. Cioè, io credo che non sia in nessun modo, come dire, sostenibile un'ipotesi di questo genere, al di là della simpatia che si può più o meno avere o non avere nei confronti di Lukashenko. Insomma, mi sembra anche una questione la figura in sé, ecco, di Lukashenko volendo secondaria, perché poi voglio dire, quella l'idea dell'uomo solo al comando è sempre un'idea sbagliata, secondo me. Questo vale per la Bielorussia, vale per la Russia, vale per l'Italia, vale per gli Stati Uniti, no? Chiaramente la figura, l'immagine, la figura in sé ha un ruolo e chiaramente anche un potere, no? E questo è evidente, ma in quanto tale non esiste mai nella storia l'uomo solo al comando, ecco, secondo me. Oltre a questo posso aggiungere che credo ci sia, secondo me, si voglia in qualche modo creare un problema sicuramente alla Federazione Russa, diciamo una nuova crisi che la Federazione Russa si trova ad affrontare non direttamente, diciamo, dentro i propri confini, ma in pratica, perché la Bielorussia, oltre alla vicinanza geografica, è quasi in toto, anzi totalmente integrata nel sistema strategico di difesa, di trasporto, nel sistema economico della Federazione Russa, che si trova sicuramente, questo in senso più generale, ad affrontare numerose crisi diciamo, a ridosso di tutta la sua sfera di influenza o di diretta o direttamente a ridosso dei propri confini, sicuramente creando sicuramente un contesto problematico. C'è la questione bielorussa, c'è l'Ucraina, la crisi del Donbass dove si continua a combattere, che non è stata assolutamente risolta, ed è una questione che crea malumori anche in seno alla Federazione Russa, perché tutta una serie di componenti politiche, di diciamo, circoli, non vedono sostanzialmente di buon occhio il fatto che non sia stata trovata una soluzione effettivamente tale in 7 lunghi anni di guerra combattuta, seppur a bassa intensità, per esempio il problema del Donbass. Tra l'altro, a questo proposito, è stata autorizzata per la prima volta pochi giorni fa il possibile dispiegamento ufficiale di truppe e mezzi militari della Federazione Russa in territorio ucraino a difesa dei cittadini russi.
considerando anche che l'anno scorso, mi pare, o sì, l'anno scorso, la Federazione Russa ha cominciato a concedere sostanzialmente il passaporto ai cittadini del Donbass che hanno cominciato che a farne richiesta. Questo chiaramente può essere un elemento, come dire, relativo, ma ha una sua importanza, soprattutto considerando che c'è, diciamo, per quello che riguarda gli equilibri internazionali, sicuramente un effetto Biden, c'è sicuramente, e che andrà in qualche modo valutato nel tempo. Io credo, mi sento di dire che questo effetto riguardo la Federazione Russa e le numerose crisi che la Federazione Russa con cui si trova a dover fare i conti, su queste sicuramente l'Ucraina e la Bielorussia, ma anche l'Armenia ed altre, provocherà molto probabilmente un aumento della tensione e delle contrapposizioni, ecco. Emanuele, volevo chiederti questo. Tu hai citato prima il ruolo di Lituania e Polonia, no? In qualche modo approcciare e, diciamolo pure, anche incentivare, la crisi bielorussa e la crisi diciamo così, del sistema di potere di Lukashenko. Ora io ti volevo fare una domanda un po' più generale. Appunto, collegandomi all'effetto Biden di cui parlava Maurizio, ma questi paesi che abbiamo visto molto aggressivi, li abbiamo visti in prima linea, anzi cercare in qualche modo di accreditarsi, no, presso Washington come i più fedeli interpreti ai più radicali, anzi interpreti di questa linea del contenimento di Mosca, continueranno così anche con Biden e collateralmente a questo, è chiaro che ci sono degli spostamenti diciamo, di peso, da questo punto di vista, anche all'interno dell'Unione Europea. Cioè la Polonia, per esempio, conta oggi, pesa molto di più di quanto pesasse anche non molti anni fa, no? Addirittura si propone di diventare l'hub energetico del prossimo futuro dell'Unione Europea. Quindi, cosa mi dici di questi due scenari, no? Cioè, in fondo questi paesi sono, se vogliamo usare una terminologia così pittoresca, un po' la quinta colonna di Washington dentro l'Unione Europea, no? E quindi giocano su due tavoli e questo ha influito anche sulla situazione in Bielorussia. Allora, inizio dicendo una cosa. Avrei voluto utilizzare il termine quinte colonne, quindi grazie per avermi anticipato, perché Polonia e Lituania sono esattamente questo, sono delle quinte colonne di Washington, che sbagliamo a credere siano delle quinte colonne in funzione antirussa. Polonia e Lituania, ma soprattutto la Polonia, giocano un importante ruolo, soprattutto in chiave di contenimento antitedesco. È l'iniziativa dei Tre Mari o Intermarium, ad esempio, creerebbe un corridoio intraeuropeo che, se guardiamo bene la mappa, dividerebbe l'Europa in due, separando nettamente Germania e Russia. E i sentimenti antitedeschi a Washington sono tanto forti quanto quelli antirussi. Quindi sì, con Biden, io credo che alcune linee di politica estera non cambino mai, a prescindere dal fatto che a Washington si trovi un partito democratico o si trovi il partito repubblicano. Certe cose non cambiano perché quello lì è un perno strategico. Queste cose sono, ad esempio, il contenimento della Germania e il contenimento della Russia. Quindi con Biden, secondo me, è vero, c'è stato l'ordine, di dietrofront nei confronti dello spostamento delle truppe della NATO dalla Germania ad altri paesi. Questo non significa che verrà meno però il supporto alla Polonia, perché la Polonia è fondamentale. La Polonia è la testa di ponte verso la Bielorussia è la testa di ponte verso la Russia. Idem la Lituania. Sono due paesi che vivono di rendita di posizione.
Anche qui, a prescindere dal fatto che in Polonia si trovi piattaforma civica, che potrebbe essere più similare alle posizioni anche etiche di Biden, o diritto e giustizia, che invece certamente era molto più vicina a Trump. La Polonia è Polonia, a prescindere quindi dal partito di governo. Certo, poi tu citavi giustamente il piano della Polonia di diventare hub energetico dell'Europa. Questo piano però poggia su una precondizione, ovvero che quel gas non venga dalla Russia ma dagli Stati Uniti. Quindi qui ritorniamo anche alla controversia sul Nord Stream 2. Ogni piano egemonico della Polonia può essere portato avanti a patto di avere dietro di sé gli Stati Uniti. Perciò quindi è un rapporto complementare. Così come dicevi tu giustamente prima, complementare sarebbe anche il rapporto sulla carta, quello fra Germania e Russia. Io credo che non sono pessimista, credo di essere realista. Le relazioni sono destinate a peggiorare, semplicemente per un fatto di succubanza. L'Europa è succube degli Stati Uniti, noi ormai siamo diventati il loro secondo cortile di casa. Dopo l'America Latina. E quindi è vero, la Germania al tempo stesso difende per questioni di sovranità la realizzazione del Nord Stream 2, ma non dimentichiamoci però che sull'altare dell'atlantismo la Germania ha sacrificato tantissime cose, ha sacrificato quasi la sua intera agenda estera. Ad esempio, questo certo non c'entra con l'argomento di oggi, ma comunque solo per rendere l'idea, ad esempio inserendo Hezbollah l'anno scorso nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. La Germania è stata un partner storico dell'Iran. Quindi, certo, salva un progetto, però ne sacrifica altri 10, quindi fa un passo in avanti facendone 10 indietro. Quindi io credo anche che in ragione di questi elementi le relazioni fra Unione Europea e Russia siano destinate a peggiorare con il tempo. E adesso, come abbiamo visto, neanche con la pandemia. Neanche la pandemia ha funto da fattore frenante, perché dopo la visita di Borrell a Mosca abbiamo assistito ad una campagna maccartista nei confronti della Russia. Infatti io scrivevo su Inside Over, a che pro? L'obiettivo era chiaramente quello di fermare una normalizzazione dei rapporti con la Russia, normalizzazione permessa dallo Sputnik. Infatti è accaduto che l'Unione Europea, inizialmente favorevole in toto su traino della Germania all'ingresso dello Sputnik nel mercato europeo, si è poi spaccata e abbiamo assistito ad una fazione guidata dall'Ungheria favorevole all'ingresso dello Sputnik ed un'altra invece contraria, anche se oggi poi è iniziato ufficialmente l'iter di approvazione su iniziativa di alcune aziende tedesche. Ma io ho intervistato ultimamente diversi, diciamo, politologi, diversi analisti russi e a diversi livelli di durezza e a diversi livelli, come dire, di grintosità, quando gli si chiede, ma il Cremlino, quando guarda verso ovest, cosa vede? Insomma, la risposta è abbastanza unanime. Europa inaffidabile. E Stati Uniti impotenti, cioè gli Stati Uniti sì, possono fare e disfare tante cose, ma non sono più nella condizione di premere in modo tale che la Russia cambi la sua vocazione a perseguire gli interessi nazionali strategici, e che ovviamente non riguarda solo la Russia, ma riguarda appunto la Bielorussia, riguarda l'Ucraina. E riguarda il Caucaso, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Maurizio, tu concordi, pensi anche tu che questa sia la visione di Mosca? Coinciderebbe oggettivamente con quanto Lavrov ha spiegato proprio a chiare lettere a Borrell quando Borrell è andato a sollevare il caso Navalny, i diritti, eccetera, eccetera. Mi sento di dire di sì, nel senso che ci sono e ci sono sempre stati in Russia dei circoli di pensiero
più orientati verso l'Occidente, no? Così come dei circoli di pensiero con un atteggiamento opposto, che guardava invece con più favore, diciamo, allo sviluppo di un percorso proprio della Russia, no? In questo senso mi piace ricordare che la stessa figura di Putin è una figura che si sviluppa politicamente come una figura filo-occidentale, in buona sostanza, no? Soprattutto con questo atteggiamento di grande fascinazione, di grande interesse nei confronti della Germania, no? Sia sul piano culturale che sul piano economico, naturalmente, no? E che poi gradualmente con gli eventi degli anni 2000 e tutti gli eventi, diciamo, che hanno visto precipitare sostanzialmente le relazioni tra Europa occidentale e Federazione Russa, si è in qualche modo sempre più allontanata da questo tipo di atteggiamento, di orientamento, no? E in questo senso mi sento di dire che la Federazione Russa non ha alternative, nel senso che è chiaro che sia per le questioni energetiche, per le questioni commerciali, guardare a Oriente garantisce alla Russia quello che diciamo, l'Europa occidentale non ha saputo o non ha voluto, entrambe le cose in qualche modo garantirli. Poi in Italia noi molto spesso fatichiamo a qualche modo programmare, pianificare, avere una visione che vada oltre domani e dopodomani, no? Questo è un problema molto serio, credo, per il nostro paese a qualunque livello. Credo che in Russia, al di là di certi contrasti storici che effettivamente ci sono stati e sono in qualche modo sicuramente considerati, soprattutto con la Cina, no? Ma credo che ci sia la consapevolezza di che cosa sarà la Cina tra 10, 15, 20 anni, no? Io credo che anche per l'Europa occidentale, la Cina sarà sostanzialmente, quantomeno a livello economico, un mercato sconfinato. Sconfinato, perché chiaramente le condizioni di vita si sono assolutamente elevate, no? E quindi ci sarà un mercato enorme a disposizione in cui chiaramente l'Occidente e l'Europa potrebbe avere un ruolo, e la Russia sicuramente, se in qualche modo gli equilibri, almeno diciamo rispetto a questo, non cambieranno, non mancherà di averlo, quantomeno per quello che riguarda, diciamo, le forniture energetiche, quantomeno, ma è solo un aspetto, naturalmente. Per cui ecco, se si pensa a quello che probabilmente, verosimilmente, sarà o potrebbe essere l'Europa occidentale fra 10, 15, 20 anni o poco più, quello che sarà la Cina, ma che saranno anche altri quadranti, altri contesti, per esempio l'Africa, no? Dove tra l'altro la Federazione Russa ha un ruolo assolutamente importante e assolutamente crescente, no? Negli equilibri, un ruolo che sta marginalizzando, volendo, quello, diciamo, postcoloniale o neocoloniale, a seconda dei punti di vista di attori come, per esempio, la Francia e la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, volendo, no? Quindi
Questo vale sia per la Cina che per la Federazione Russa. Cioè, c'è una visione, secondo me, che ha una profondità appunto, di respiro, no? E di lungimiranza che qui l'Occidente non è in grado, secondo me, in linea generale, naturalmente, di competere. Questo non toglie naturalmente che l'Occidente ha un suo ruolo, una sua potenzialità, naturalmente, un suo potere e così via. Però ecco, quantomeno per quello che riguarda l'Italia, io posso soltanto auspicare che diciamo, possa emergere una visione quantomeno del paese e degli scenari internazionali più lungimirante. Emanuele, chiedo a te di chiudere proprio su questo tema. Europa inaffidabile, Stati Uniti impotenti, dicono a Mosca, dicono che questo è ciò che si vede dal Cremlino oggi. Ecco, tu sei convinto di questo? Europa inaffidabile, Stati Uniti impotenti? Allora, io condivido assolutamente in tutto il fatto che l'Unione Europea sia inaffidabile. Non condivido che gli Stati Uniti siano impotenti, perché anzi, durante l'era Trump è stato deriso, screditato da chiunque. Poi però ogni singolo obiettivo che si è posto in politica estera l'ha raggiunto. Quindi gli Stati Uniti non sono assolutamente impotenti. Questo è il tipico problema della politica russa, che è quello di sottovalutare gli Stati Uniti, così come furono sottovalutati già durante la Guerra Fredda, poi sappiamo chi la vinse. Gli Stati Uniti, anzi, oggi più che mai sono più pericolosi, appunto perché hanno la consapevolezza, c'è cioè la consapevolezza negli Stati Uniti di essere una potenza in declino. Un declino che certo non è tremendo, ma inizia a sentirsi anche dal punto di vista sociale, no? Pensiamo alla polarizzazione che c'è fra destra e sinistra. Quello è un sintomo del declino, è il sintomo di un impero che sta cadendo. Appunto per questo motivo gli Stati Uniti cercheranno, con ogni mezzo, con ogni strumento a loro disposizione, di rallentare questo declino. E il declino si può rallentare in una sola maniera, aumentando l'aggressività, perché l'aggressività è un deterrente contro egemonie in ascesa come la Cina. O antiche egemonie alla ricerca del prestigio perduto come la Russia. E, tra l'altro, io credo che gli Stati Uniti, appunto, come ho già detto, non siano impotenti, l'hanno dimostrato soprattutto in Europa, perché l'Europa è avvolta nella morsa degli Stati Uniti ed è una morsa, di cui non si intravede la fine. Adesso il Nord Stream 2, e questa è la mia opinione, sta venendo completato semplicemente perché è troppo tardi per fermarlo. Trump avrebbe dovuto svegliarsi prima, ma quando Obama, ad esempio, chiese all'Europa di fermare, bloccare, congelare il South Stream, accadde. Quindi immaginiamo, la stessa cosa però fatta ai primordi del Nord Stream 2. Ecco, oggi i lavori secondo me non sarebbero mai iniziati, ma è chiaro che iniziare a fare pressioni a lavori completati al 95-96% sia controproducente. Bene, io ringrazio Maurizio Vezzosi e Manuel Pietrobon per tutto quanto, per il tempo che ci hanno dedicato, che hanno Grazie. dedicato per aver partecipato a questo evento Sottosopra e Osservatorio Globalizzazione, e davvero abbiamo ascoltato molte argomentazioni interessanti, molte aperture su scenari che sentiamo spesso nominare, ma magari non altrettanto spesso sentiamo correttamente analizzare e interpretare. Quindi ringrazio loro due, Manuel Pietrobono e Maurizio Vezzosi. Ringrazio voi che ci avete ascoltato e che ci ascolterete, perché queste cose restano su Facebook, restano in rete, quindi possono essere viste, riviste, visto un pezzo, riprese quando si vuole. E appuntamento al prossimo appuntamento, sempre con Sottosopra Osservatorio Globalizzazione. Grazie a tutti.